Thank you, sisters, for that heartfelt... Grazie, sorelle, per questo toccante inno. Ora sarà mio privilegio parlarvi. Al termine del mio discorso, il coro ci delizierà con un medley di due inni, Andiamo con fede e Noi come sorelle in Sion. Quindi ci parlerà la sorella Carol M. Stephens, prima consigliera della presidenza generale della società di soccorso. Seguirà la sorella Linda S. Rees, seconda consigliera della presidenza generale della società di soccorso. Dopodiché il coro e la congregazione canteranno insieme in piedi su Vetter dite mai forse andrò. Vorrei incominciare raccontandovi una storia che mi tocca il cuore. Una sera un uomo chiamò le sue 5 pecore perché tornassero all'ovile per la notte. Sotto lo sguardo attento dei suoi familiari, e gli disse semplicemente, «Dai!» E immediatamente tutte e 5 sollevarono il capo e lo volsero nella sua direzione. 4 pecore iniziarono a correre verso di lui. Con amore e gentilezza l'uomo diede a ciascuno una pacca sulla capo. Le pecore conoscevano la sua voce e lo amavano. La quinta pecora, tuttavia, non venne correndo. Era una grossa femmina che qualche settimana prima era stata data via dal suo precedente proprietario, perché a detta di quest'ultimo era selvatica ribelle e sviava le altre pecore. Il nuovo proprietario accettò la pecora e per alcuni giorni la legò a un palo in mezzo al campo affinché imparasse a star ferma. Le insegnò pazientemente ad amare lui e le altre pecore finché alla fine all'animale, non più legato al palo, non rimase che una piccola corda intorno al collo. Quella sera, sotto lo sguardo dei familiari, l'uomo si avvicinò alla pecora che si trovava al limitare del campo e ancora una volta le disse dolcemente, «Dai, non sei più legata, sei libera». Poi con amore le si avvicinò, le pose la mano sul capo e riaccompagnò lei e le altre pecore al rifugio. Nello spirito di questa storia, prego che questa sera lo Spirito Santo ci aiuti a imparare insieme che cosa significa tener fede alle alleanze. Stipulare e tener fede alle alleanze significa scegliere di legare noi stessi al Padre nei cieli e a Gesù Cristo. Vuol dire impegnarsi nel seguire il Salvatore. Significa fidarsi di Lui e aver desiderio di mostrare gratitudine per il prezzo che Egli ha pagato per liberarci tramite il dono infinito dell'espiazione. L'anziano Jeffrey R. Holland ha spiegato che un'alleanza è un contratto spirituale vincolante, una solenne promessa a Dio, nostro Padre, che vivremo, penseremo e ci comporteremo in una certa maniera, quella del suo Figlio, il Signore Gesù Cristo. In cambio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci promettono la piena magnificenza della vita eterna. Nell'ambito di quel contratto vincolante, il Signore stabilisce i termini e noi accettiamo di osservarli. Stipulare e tener fede alle nostre alleanze è un'espressione del nostro impegno a diventare come il Salvatore. L'idea è cercare di acquisire l'atteggiamento descritto al meglio in alcuni versi di uno dei miei inni preferiti. Ovunque mi chiami verrò, Signor, ciò che vuoi che io dica dirò, sarò quel che vuoi di me far. Perché stipuliamo e osserviamo le alleanze? 1. Tener fede alle alleanze rafforza, dà potere e protegge. Nefi vide in visione le importanti benedizioni che il Signore riversa su coloro che tengono fede alle alleanze. E avvenne che io, Nefi, vidi il potere dell'agnello di Dio che scendeva sul popolo dell'alleanza del Signore. Ed esso era armato di rettitudine e del potere di Dio in grande gloria. Recentemente ho incontrato una cara nuova amica. Ha testimoniato di essersi sentita rafforzata dopo aver ricevuto la propria investitura al Tempio, con il potere di resistere alle tentazioni con cui aveva lottato in precedenza. Quando osserviamo le nostre alleanze, riceviamo anche il coraggio e la forza che ci aiutano a portare i fardelli gli uni degli altri. Una sorella affranta aveva un figlio che stava lottando tra la vita e la morte. Grazie alla fede che aveva nelle sue sorelle della società di soccorso come persone che osservano le alleanze, con coraggio le invitò a digiunare e a pregare con suo figlio. Un'altra sorella disse che anche lei, in passato, avrebbe voluto chiedere preghiere simili alle sue sorelle. Alcuni anni prima, anche suo figlio si era trovato in difficoltà. Magari le avesse invitate ad aiutare la sua famiglia a portare questo fardello. Il Salvatore ha detto, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Sorelle, tutti abbiamo fardelli da portare e fardelli da condividere. L'invito a portare i fardelli gli uni degli altri è un invito a tener fede alle nostre alleanze.
I consigli dati da Lucy McSmith alle prime sorelle della società di soccorso sono importanti oggi più che mai. Dobbiamo sostenerci a vicenda, vegliare l'una sull'altra, confortarci a vicenda e acquisire un'istruzione per poterci ritrovare insieme in cielo. Ecco cosa significa tener fede alle alleanze e svolgere l'insegnamento in visita nella forma più alta. Il libro di Mormon ci rammenta che anche il profeta Alma dovette portare il fardello di avere un figlio ribelle. Ma Alma fu abbastanza fortunato e benedetto da avere fratelli e sorelle che tenevano fede alle alleanze fatte nel Vangelo, che erano pienamente convertiti al Signore e che avevano appreso che cosa significa portare i fardelli gli uni degli altri. Conosciamo bene il versetto in Mosia che parla della grande fede delle preghiere di Alma in favore di suo figlio, ma le scritture dicono che il Signore aveva udito le preghiere del suo popolo ed anche le preghiere del suo servitore Alma. Sappiamo che il Signore gioisce sempre dell'anima che si pente, ma desideriamo soprattutto che i nostri figli seguano il consiglio del presidente R.B. Eyring. Iniziate presto e siate costanti nello stipulare e tener fede alle alleanze. Non molto tempo fa, in un consiglio di dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie, è stata posta una domanda sincera e stimolante. Ci aspettiamo davvero che i bambini di 8 anni tengano fede alle proprie alleanze? Mentre ci consultavamo, qualcuno ha suggerito che un modo per preparare i bambini a stipulare e a tener fede alle sacre alleanze battesimali è di aiutarli a imparare a fare una promessa semplice e a tenervi fede. I genitori fedeli hanno il diritto di sapere come insegnare al meglio per soddisfare le necessità dei propri figli. Quando i genitori ricevono la rivelazione personale e agiscono in base ad essa, si consigliano e impartiscono e insegnano i semplici principi del Vangelo. Allora hanno il potere di rafforzare e proteggere la propria famiglia. Anche gli altri membri della famiglia possono contribuire. Il mio caro nonno ci insegnò l'importanza di tenere fede alle promesse mediante una semplice canzone che diceva così: prima di fare una promessa, considerane l'importanza. Poi, quando la fai, scolpiscila sul tuo cuore. Scolpiscila sul tuo cuore. Questa canzoncina ci venne insegnata con amore, convinzione e potere, perché il nonno aveva scolpito le sue promesse sul suo cuore. Una madre saggia che conosco include intenzionalmente i suoi figli negli sforzi che compie per tenere fede alle sue alleanze. Con gioia porta i fardelli di vicini, amici e membri del rione e conforta quelli che hanno bisogno di conforto. Non è stata una sorpresa quando, di recente, sua figlia è venuta a chiederle aiuto per sapere come confortare al meglio un'amichetta che aveva appena perso papà. È stata un'occasione perfetta per insegnarle che il suo desiderio di confortare la sua amica e le azioni compiute per farlo erano un modo di tener fede alle alleanze battesimali. Come possiamo pensare che i bambini stipulino e tengano fede alle alleanze del Tempio se non ci aspettiamo che innanzitutto tengano fede alla loro prima alleanza, quella battesimale? L'anziano Richard G. Scott ha osservato: una delle più grandi benedizioni che possiamo offrire al mondo è il potere di una famiglia incentrata su Cristo, nella quale viene insegnato il Vangelo, vengono mantenute le alleanze e abbonda l'amore. Quali sono alcuni dei modi in cui possiamo creare una casa di questo tipo per preparare i nostri figli a stipulare e a tenere fede alle alleanze del Tempio? Possiamo scoprire insieme che cosa significa essere degni di una raccomandazione per il Tempio. Possiamo capire insieme come si sente lo Spirito Santo. Dal momento che l'investitura del Tempio si riceve per rivelazione, dobbiamo imparare questa capacità essenziale. Possiamo scoprire insieme come apprendere mediante l'utilizzo di simboli, a cominciare dai sacri simboli del battesimo e del sacramento. Possiamo imparare insieme perché il corpo è sacro, perché talvolta è descritto come un tempio e in che modo l'abbigliamento modesto è collegato alla natura sacra degli abiti del tempio. Possiamo scoprire il piano di felicità nelle scritture. Quanto più conosciamo il piano del Padre Celeste e l'espiazione nelle scritture, tanto più significativo sarà il culto reso nel Tempio. Possiamo imparare insieme le storie dei nostri antenati, fare ricerche di storia familiare, indicizzare e celebrare per procura il lavoro di Tempio per i nostri cari defunti. Possiamo cercare insieme il significato di termini quali investitura, ordinanza, suggellamento, sacerdozio, chiavi e altre parole relative al culto reso nel Tempio. Possiamo insegnare che andiamo al Tempio per stringere alleanze con il Padre Celeste e che torniamo a casa per osservarle. Quando insegniamo, ricordiamoci il concetto di buono, migliore ed eccellente. È una buona cosa insegnare ai nostri figli del Tempio. È cosa migliore prepararli e aspettarci che stringano e tengano fede alle alleanze.
È cosa eccellente mostrare loro, tramite l'esempio, che con gioia ci atteniamo alle alleanze stipulate al battesimo nel Tempio. Sorelle, comprendiamo il ruolo vitale che ricopriamo nell'opera di salvezza nel nutrire, istruire, preparare i bambini a progredire lungo il sentiero delle alleanze? Il potere di farlo ci giunge quando onoriamo e teniamo fede alle nostre alleanze. Numero 2. Osservare le alleanze è fondamentale per la vera felicità. Il presidente Thomas S. Monson ha insegnato: siamo tenuti a rispettare scrupolosamente le sacre alleanze che abbiamo fatto. La fedeltà a queste alleanze è un requisito necessario per conoscere la felicità. Il secondo Nefi si afferma semplicemente: e avvenne che vivemmo in maniera felice. Più indietro, nello stesso capitolo, veniamo a sapere che Nefi e il suo popolo avevano appena costruito un tempio. Senza dubbio erano persone che osservavano le alleanze con gioia. In Alma leggiamo: ma ecco, non vi fu mai periodo più felice tra il popolo di Nefi fin dai giorni di Nefi che al tempo di Moroni. Perché? Nel versetto precedente impariamo che essi erano fedeli nell'obbedire ai comandamenti del Signore. Le persone che tengono fede alle alleanze sono persone che osservano i comandamenti. Amo il passo delle scritture che dice: ed ora, quando le persone ebbero udito queste parole, cioè le parole che descrivevano l'alleanza battesimale, batterono le mani per la gioia ed esclamarono: questo è il desiderio del nostro cuore. Mi piace tanto il desiderio che avevano nel cuore. Con felicità desideravano stipulare e tener fede alle loro alleanze. Una domenica una giovane sorella ha esclamato gioiosamente: oggi prendo il sacramento. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo gioito di questo privilegio? In che modo lo dimostriamo? Lo dimostriamo ricordandoci sempre del Salvatore, osservando sempre i suoi comandamenti, compreso quello di santificare il giorno del riposo. Lo dimostriamo ricordandoci sempre di Lui nel tenere le nostre preghiere personali e familiari, lo studio quotidiano delle scritture e la serata familiare. Quando ci distraiamo o diventiamo poco costanti in queste cose importanti, ci pentiamo e ricominciamo a farle. Stringere alleanze e tenervi fede con gioia dà validità alla vita e alle fondamentali sacre ordinanze di salvezza che dobbiamo ricevere per poter ottenere tutto quello che il Padre ha. Le ordinanze e le alleanze sono le pietre miliari spirituali di cui ha parlato il presidente Henry Bearing quando ha insegnato: i santi degli ultimi giorni sono un popolo dell'alleanza. Dal giorno del battesimo, passando per le pietre miliari della nostra vita, facciamo a Dio delle promesse ed Egli ne fa a noi. Egli tiene sempre fede alle promesse che fa tramite i suoi servi autorizzati, ma per noi è la prova cruciale della nostra vita fare queste alleanze con Lui e tener fede ad esse. Numero 3. Tenendo fede alle nostre alleanze dimostriamo il nostro amore per il Salvatore e per il nostro Padre nei cieli. Di tutte le ragioni per cui dovremo essere più diligenti nel tener fede alle nostre alleanze, questa è la più convincente di tutte: l'amore. Nell'esaminare il principio dell'amore c'è un versetto dell'Antico Testamento che tocca il mio cuore. Chi di noi non si commuove quando legge nella Bibbia della storia d'amore tra Giacobbe e Rachele? E Giacobbe servì 7 anni per Rachele e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava. Sorelle, teniamo fede alle nostre alleanze con lo stesso tipo di amore profondo e devoto? Perché mai il Salvatore è stato disposto a osservare l'alleanza stretta con il Padre e ad adempiere la sua missione divina per espiare per i peccati del mondo? Fu per l'amore che aveva per il suo Padre in cielo e per l'amore che nutriva per noi. Perché mai il Padre ha permesso che il suo unigenito e perfetto figliuolo soffrisse un dolore indescrivibile per portare i peccati, l'infelicità, le malattie, le infermità del mondo e tutto ciò che di ingiusto c'è nella vita? Troviamo la risposta in queste parole: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Se apprezzassimo pienamente le tante benedizioni che abbiamo grazie alla redenzione compiuta per noi, non c'è niente che il Signore potrebbe chiederci che noi non faremmo ansiosamente e di buon grado. Secondo questa dichiarazione del presidente Joseph Philly Smith, tener fede alle alleanze è un modo per esprimere il nostro amore per l'espiazione incomprensibile e infinita del nostro Salvatore Redentore e per l'amore perfetto del nostro Padre nei cieli. Con commozione l'anziano Holland ha detto: non so per certo in cosa consisterà la nostra esperienza il giorno del giudizio, ma rimarrei davvero sorpreso se a un certo punto di tale conversazione Dio non ci porrà la stessa domanda che Cristo fece a Pietro: mi hai amato? Questa sera invito ciascuna di noi a valutare quanto ama il Salvatore, usando come unità di misura la gioia che prova nel tener fede alle alleanze.
Il Salvatore ha detto: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui. Tutte noi abbiamo tanto bisogno che il Salvatore si manifesti regolarmente nella nostra vita quotidiana. Ricordiamo che anche chi in passato si è sviato o che in questo momento sta avendo difficoltà può sentire la mano del buon pastore sul proprio capo e udire la sua voce che dice: dai, non sei più legato, sei libero. È stato il Salvatore a dire: io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Egli può dirlo perché ha tenuto fede alle sue alleanze con amore. La domanda è: lo faremo anche noi? Mi auguro che tutte noi possiamo procedere con fede, con cuore gioioso e con il grande desiderio di tener fede alle alleanze. Questo è il modo in cui dimostriamo il nostro amore per il Padre nei cieli e per il nostro Salvatore, dei quali rendo testimonianza con grande amore nel nome di Gesù Cristo. Amen.